Benvenuti alla prima puntata di Mala Stampa, tutto quello che vi siete persi dalla domenica sportiva dei siciliani. Oggi tratteremo come argomenti l'arbitro della settimana, il calciatore della settimana e l'intervista migliore dell'anno. Tutto questo su Mala Stampa. Cominciamo subito con l'arbitro contestato. Ed ecco la partita Amici di Licodia contro Sala Stampa. A un certo punto il numero 9, 147 kg ai netti, arriva sopra Teghini fratturandolo. Umberto rimane a terra, ma l'arbitro, ahimè, fischia contro. La causa forse è questa dichiarazione di Teghini prima della partita? L'arbitro Maldolini, c'era abituato. Un applauso a Maldo! Spero che l'arbitro, la nostra Mod, sia coerente come decanta di essere sui salotti di Sala Stampa. È stato un rigore non convalidato. Sì, c'era un calcio di rigore per noi e lei non c'era. Diciamo uno che era nettissimo. Comunque non si faccia mettere le mani addosso, anche se sarebbe un piacere. Ehi, bella centravanto. Ma la stampa oggi si occupa del portiere del Catania. È uscito bene, ha preso 6, noi avrei dato un 5. Votazioni per un portiere a cui ogni tanto scappano i palloni dalle mani. Ma noi abbiamo carpito il suo segreto e sappiamo perché questo succede. E allora andiamo a vedere Mariano Andukar. Ci vede la mano di Andukar? Sì, ci vuole mano. Vabbè, però non è tanto. Vabbè, non è tanto grande. Tanto scappa questa palla. Sì, però capita, nel calcio capita. Sai le mani piccole? Beh, para come faceva Higuita. Così. E Mbare, vedi che io mi butto di là, hai capito? Ma te l'avevo detto, numero uno, mi piace su Facebook. Adesso ti faccio confondere, ti faccio la ruota, la capriola. 1, 2, 3, vediamo se segni. Non segnerai mai. Gol! Oh, chiappa che sei, visse. 1, 2, 3, ti faccio pure la ruota e scorta. E adesso andiamo a trattare l'intervista del secolo, la giornalista che ha realizzato lo scoop più interessante nel mondo del calcio. E questa fortuna ce l'abbiamo avuto a noi di Sala Stampa, Federica Zuccaro e Marco Biagianti. Sono qui con Marco Biagianti per il suo 26esimo compleanno. Sei emozionato, Marco? Ti ho fatto una sorpresina? No, emozionatissimo. Non stai veramente... Guarda, mi sono messo... Ti ringrazio, hai fatto un bellissimo gesto, una torta sarà buonissima, poi la farò mangiare altre persone, che ti ringrazio veramente. Io mi sono vestita come te, hai visto? Sì, infatti stai bene. Non lo vedo convinto. Tu tornerai. Sì, vacanza. Una piccola vacanza. Un mare, certo. Vabbè. Grazie Marco, grazie mille. Ciao. Allora, da Marco Biagianti, questo ed altro. Buonasera amici di Sala Stampa, come potete ben vedere dallo sfondo... L'ho visto, è stato Biagianti.